Prima di cominciare il Q&A, visto che abbiamo un ospite italiano, chiedo però se nel pubblico qualcuno ha bisogno della traduzione in inglese. Does anyone need English translation tonight? If so, raise your hand, please. Sembrerebbe di no. Quindi possiamo procedere in italiano senza traduzione. Ok, ciao Antonio, benvenuto. Ciao. Come sempre questo spazio è anche dedicato al pubblico, quindi se avete delle domande approfittatene, alzate la mano, c'è un microfono in sala che vi raggiungerà prontamente, così potete chiedere direttamente ad Antonio le vostre curiosità e qualsiasi cosa vogliate sapere sul film. Intanto che ci pensate, comincio io e volevo chiederti come ti sei imbattuto nella storia di questa, la storia abbastanza incredibile e per me del tutto sconosciuta di questi ragazzini che hanno dei poteri quasi paranormali. Insomma, se fossimo in un film di fantascienza sarebbero proprietà, fenomeni paranormali incontrollabili. Sì, effettivamente il film è ispirato a una storia realmente accaduta. Ho incontrato un po' per caso un professore di fisica dell'Università di Bologna, che è ancora vivo, una quantità d'anni, che negli anni 70 appunto professava la professione di parapsicologo. Lui andava in giro a studiare poltergeist, studiava medium e studiava anche dei bambini che apparentemente erano in grado di piegare oggetti di metallo, semplicemente toccandoli, dopo aver visto in televisione quello che faceva Uri Geller, che magari qualcuno di voi si ricorda, che esatto. Allora Uri Geller aveva stimolato alcuni di questi bambini e questo fenomeno era chiamato il fenomeno dei mini Geller, ed era un fenomeno che era diffuso non solo in Italia, ma un po' in tutta Europa e anche nel mondo. Alcuni parapsicologi li hanno studiati, questi bambini, e in particolare due parapsicologi italiani, che sono Ferdinando Bersani e Aldo Martelli. Io li ho conosciuti per veramente delle strane coincidenze che non mi sto a spiegare, che sarebbe un po' troppo lunga, però quando l'ho incontrato, soprattutto questo di Bologna, questo Ferdinando Bersani, è stato molto simpatico, ha condiviso con me le sue note, i suoi scritti, le sue fotografie, e in particolare ha condiviso con me un filmato che mi ha molto toccato, perché si vedeva un bambino in mezzo agli adulti che aspettavano lui che piegasse una chiavetta di metallo, no? E questo bambino era molto triste, direi, soprattutto triste, ma comunque aveva qualcosa di molto misterioso. E questo filmato, che ho subito in questi Super 8, anzi 8 mm, molto, che ho guardato e ricordato all'infinito, mi ha fatto riflettere, mi ha attratto in modo molto magnetico. Mi sono chiesto: ma cosa c'è nella testa di questo bambino? Cosa c'è nella sua vita, nella sua anima? E allora da lì è nato tutto, la voglia anche di fare questo film. C'è qualche domanda? Nel caso alzate la mano. Là sopra c'è una domanda, se possiamo dare il microfono. Grazie mille. Buongiorno, sono Salvatore. Senti, io preferirei non sapere che questo film è ispirato a qualcosa di reale, perché ho avuto diverse suggestioni nel corso del film, chiaramente non posso raccontare tutte perché sennò tutto via tutto il tempo, ma le sintetizzo per punti: metalli, alchimia attraverso trasmutazione di metalli, quindi questa scienza non era ancora nata, la scienza, cioè questa sapienza millenaria che uno psicologo, Carl Gustav Jung, ha utilizzato come simbologia nel suo principio di identificazione, quindi come ricerca poi dell'opera, che era la trasmutazione di metalli, in senso però psicologico. E questa è la seconda suggestione. La terza, visto che tu parlavi di un fisico, è un altro passaggio un po' rocambolesco, però non tanto, Wolfgang Pauli, un fisico, nato nel 1900,
che è Nobel per il principio di indeterminazione di Pauli nei primi degli anni 50. È uno dei padri della meccanica quantistica. E questo mi è salito alla coscienza quando il professore che a tempo perso faceva il cacciatore di spiriti ha parlato, proprio si è chiesto, si è fatto una domanda che era quella che si facevano poi si sono fatti i fisici della meccanica quantistica, cioè quello che viene chiamato il principio, cioè il problema dell'osservatore, cioè che a un certo livello micro un anno della fisica, cioè l'osservatore influenza l'esperimento, quindi questo è, diciamo, il giro delle suggestioni. Quindi la domanda finale è, poiché Umberto Eco, diciamo, tra altri, ci ha spiegato bene che non è detto che quello che il lettore, in quel caso comunque, diciamo, il fruitore vede sia nella testa dell'artista, visto che, diciamo, l'opera si riscrive ogni volta o si rivede ogni volta che qualcuno l'ascolta. Mi chiedo se quando tu hai concepito, diciamo, nel tuo processo creativo, alchemico creativo, qualcuna di queste suggestioni che sei riuscito a comunicare a me hanno fatto parte di questo processo. Grazie. Grazie per la domanda. Come dire, i nomi che lei ha citato fanno parte delle mie letture molto passate, devo dire, però probabilmente sono autori che ho digerito e poi ho trasmutato alchemicamente sotto forma di narrazione cinematografica. Sicuramente il principio della sincronicità, no? Che lei cita di Jung, che poi condivide anche Pauli nelle sue riflessioni, nel epistolario, per scambio. Insomma, sono cose che un po' attraversano il film in modo trasversale, soprattutto magari sulla finale, no? Non si sa bene se questo, la morte dello strozzino sia stata una coincidenza casuale oppure appunto abbia a che fare con il bambino, con i suoi poteri. Quindi è uno dei quesiti che il film non risolve e certamente ha a che fare con quello che lei dice. Quindi non so bene, però sicuramente probabilmente è qualcosa che è traspirato, no? Grazie per la domanda. Bene, così abbiamo enumerato alcune delle suggestioni e del materiale che è alla base del film anche. Io avevo una domanda, come dire, un po' anche sono una curiosità mia personale, nel senso che questo è il tuo primo lungometraggio, il tuo esordio. Normalmente in Italia siamo un po' abituati, forse male, al fatto che per esordire magari si fa o una commedia o il dramma un po' intimo e tu invece hai scelto un soggetto assolutamente unico, direi visto pochissimo se non mai al cinema. Hai scelto un'epoca che non è questione di nostalgia perché è prima della tua nascita. Hai scelto qualcosa che sfiora anche un po' il genere, perché appunto lambiamo il fantastico, lambiamo il paranormale. Hai scelto di lavorare con dei bambini, che non è una cosa semplice. Quindi la domanda è: perché ti sei lanciato in questa cosa? E in seconda istanza, quanta fatica hai fatto a realizzare anche produttivamente un progetto che magari davvero è un po' fuori dagli standard dell'esordio italiano? Perché ho fatto questo film? Sai, uno non sa perché fa le cose, no? Io mi sono innamorato di questa storia che mi ha raccontato come ho incontrato, poi l'ho seguita. Nel senso che quando succede quella cosa, no? Quella scintilla per cui uno dice mi piace questa storia, che ne faccio? No? L'abbandoni, non ci pensi, però questa riemerge, spinge, poi dopo un po' non puoi più farne a meno di ascoltarla, a un certo punto devi dire vabbè, mi tocca fare questo film. Poi io appunto non ho nessuna formazione, diciamo, professionale, non ho seguito un percorso canonico, sono molto irregolare nella mia formazione, per cui non è stato immediato e facile produrre questo film. Ho avuto, diciamo, un primo imprinting che è stato quello del Binary College Cinema, che è una formazione di sviluppo progetti, che è stata molto importante per me e con cui appunto ho avuto un primo momento di sviluppo del film.
Dopodiché da lì diciamo, ho avuto, questa cosa mi ha aiutato a convincere le persone che il progetto era valido, prima su un produttore, poi anche i finanziatori, che infine è stato finanziato dalla Regione Emilia Romagna, dalla Regione Toscana, dal programma Media Sviluppo e Rai Cinema, poche ministeriali così di cose automatiche, di finanziamenti automatici, quindi, però ci ho messo degli anni, cioè, il mio produttore Claudio Giapponesi, che ringrazio infinitamente per aver creduto in questo progetto, ha messo degli anni, per cui diciamo almeno 5 anni per mettere insieme tutto il budget, pur essendo un film molto piccolo, quindi è così. Si intuiva che non era proprio un progetto così cotto e mangiato. Vi invito sempre ad alzare la mano se avete, qua davanti c'è una domanda. Ho visto nel titolo di coda che era ispirato dagli scritti, adesso non mi ricordo più le due persone che citi, volevo capire se sono dei libri o dei... No, allora, come dicevo prima, appunto c'è uno spunto di verità nel film, appunto sono in particolare gli scritti di questi due parapsicologi che ho conosciuto, che sono Ferdinando Bersani e Aldo Martelli, che non hanno mai pubblicato questi scritti, anche se, come dire, stimolati anche dal fatto che esiste questo film, stanno cercando di pubblicarlo in modo molto, come dire, semplice, autoprodotto. Questi diari, diciamo, sono dei diari che a me, ecco, mi sono piaciuti molto, anche se sono chiaramente anche dei testi di studio, quindi non di facile fruizione, però per me hanno anche un valore quasi letterario di studio dei personaggi, di, non so, di atmosfera. Non esiste niente, no? Può magari cercare degli articoli pubblicati qua e là, delle sintesi di queste cose, no? I testi non esistono. E c'è una domanda lì, perfetto. Una curiosità, come mai il professore è stato scelto una figura che ritorna alle origini? Cioè è in realtà uno che parla, si capisce un po' con difficoltà anche l'italiano, perché è una lingua inglese. Quindi in questo senso ho letto come già una cosa di fuori dal normale, cioè una lettura di questo tipo. L'altra cosa interessante che ho rilevato è il percorso di consapevolezza nel bambino di questi suoi poteri, che prima, almeno ho letto, diffidava, non aveva una consapevolezza, era un gioco, era una sfida. E poi con l'ultimo evento è il professore stesso che lo aiuta a concepire come normale questa sua dote, è un suo potere, è una cosa che deve comunque imparare a gestire e ad accettare, quindi mi è piaciuta questa lettura. Per contro, un aspetto più psicologico che va in parallelo è come nelle relazioni umane ciò che dovrebbe essere normale sia molto difficile. Infatti il rapporto tra padre e figlio e le relazioni umane hanno qualcosa di un po' strano. Grazie. Per quanto riguarda la sua prima domanda, perché il professore è americano, la risposta più onesta che posso darle è perché l'attore è americano. Perché io per molto tempo ho cercato, per molto tempo ho cercato l'attore giusto per fare questo ruolo e non lo trovavo. Cioè, ho valutato molti anche professionisti molto bravi italiani, però cercavo un volto in particolare che avesse qualcosa di gentile, di rassicurante, di buono, che non avesse ombre, diciamo. E mi è parso di averlo trovato in David Pasquesi, che è l'attore che appunto interpreta il professor Moretti. Una volta che l'ho trovato, chiaramente mi sono posto la domanda, ma se lo faccio americano? E mi ha detto, ma io lo faccio americano. Perché no? No? In fondo il premio americano, certo, non era questa l'idea iniziale, sono onesto, però a me piace cercare delle facce, ecco, anche l'attore che interpreta il padre, che è Antonio Wilber, attore spagnolo, anche qui mi sono complicato la vita, attori stranieri, bambini, animali, insomma, non era semplice iniziare così.
però anche lì era una faccia che mi ha, non so, raccontava tutto, c'è tutta la civiltà contadina in quella faccia, non lo so, infatti lui nei 18 anni stava con le capre nella campagna spagnola, ecco, mungeva capre, che poi è diventato un attore anche molto, molto bravo, però ecco, è una delle ragioni che mi hanno, il modo di lavorare è appunto questo, scegliere in primis una faccia, poi chiedermi se ci sta quel personaggio, di solito me la faccio andare. È vero, c'è tanto cinema nelle facce di questi attori, questo si nota. C'è una domanda lì. Grazie, è proprio appunto Antonio Buil. Sì. L'ho conosciuto personalmente, è una persona molto gentile. Sì, lo è. E molto più simile allo sviluppo del personaggio che all'inizio del film, dove magari sembra un padre più... È stato scelto anche in quest'ottica, cioè nel... Sì. O è la faccia, perché effettivamente la faccia... Sì, cioè, chiaramente è un bravissimo attore, per cui io appunto cercavo uno che avesse questo registro emotivo, per cui andasse dal padre, diciamo, duro, burbero, dal padre in grado di esprimere la tenerezza, anche quella tensione che c'è nell'esperimento, insomma, quella... Quindi sicuramente l'ho scelto sia perché è una faccia espressiva, sia perché è un bravissimo attore. E una cosa, il fatto che abbia questo lievissimo difetto di pronuncia, per quanto parli benissimo italiano, certo. Come l'hai affrontato? Ma allora, come l'ho affrontato? Chiaramente, come sopra, vedi sopra, nel senso, stesso problema del professore americano, nel senso, me lo sono posto molto seriamente questa questione. Sono i due principali che parlano male italiano, non è evidente, non è una scelta evidente, però a un certo punto mi sono fregato. Hai fatto bene. Molto semplicemente. Hai fatto bene. Sono d'accordo. Cioè, nel senso che cercare, non lo so, a me mi hanno convinto, poi voi magari pensate diversamente, però a me, non lo so, a un certo punto mi sono anche dimenticato che era uno spagnolo. Prego. Passo il microfono qua che c'era una domanda. Una curiosità, durante la ricerca è capitato di avere il desiderio di conoscere quelli che un tempo furono questi bambini che avevano questi poteri? Allora, mi sono posto ovviamente la domanda, però a un certo punto la mia reazione istintiva è stata di non volerci neanche parlare. Un po' perché non mi interessa davvero la storia originaria, cioè a me interessa la misura in cui mi ha stimolato la fantasia, mi ha stimolato l'immaginazione, mi ha spinto a voler immaginare questa storia. Poi la storia originale sì, mi interessa, ma fino a un certo punto, cioè se mi fosse interessato di più avrei fatto un film diverso, avrei fatto un film che parla di parapsicologia, che parla di petto, di questi temi. Invece penso che sia un film che parte da quella cosa lì, e forse parlare anche di altro, insomma, delle relazioni, ovviamente, di famiglie, di rapporti invisibili che stanno in mezzo alle persone. Prego. C'è una domanda lì, grazie. Buonasera. La mia era una domanda di curiosità rispetto a quello che è il film e comunque la storia, perché alla fine il bambino protagonista si scopre anche un veggente in un certo senso. Io volevo chiedere perché di questa scelta, perché comunque di primo impatto penso che tutti abbiano pensato che è stato effettivamente lui ad uccidere lo strozzino, poi in realtà si rivela essere una sorta di sogno premonitore. Però poi allo stesso tempo ho pensato, ma cosa c'entra effettivamente con il potere di piegare i metalli? Quindi volevo chiedere se era una suggestione venuta dalla lettura degli studi, oppure se era una sua scelta, insomma, personale. Grazie. Sì, certo. Allora, sì, ovviamente gli studi un po' mi hanno influenzato nel quantomeno tratteggiare la complessità del fenomeno, nel senso che almeno questi bambini facevano cose strane, ad esempio all'inizio salta la luce, no? Non si capisce bene perché salta, allora quella è chiaramente una cosa che un po' ho preso quasi pari da alcuni scritti che ho letto di questo professore.
Altre cose non lo so, nel senso che questa cosa specifica francamente penso di averla un po' inventata, ecco, non credo di averla trovata nei testi, però mi sembra che c'entri, ecco, rientra in quell'insieme di nebbie, di cose che non capisci, un po' misteriose che possono circondare un personaggio del genere. Io appunto volevo creare un personaggio il cui potere non può, cioè, chiaramente è un film che ha a che fare con qualcosa che i poteri, no? Allora noi ci aspettiamo di avere un film di poteri americano, no? Con un potere chiaro, preciso e che un personaggio lo comanda e fa quello che oppure controlla, ma diciamo un potere preciso, ecco. Invece in questo caso ho proprio cercato di indeterminarlo, sfumarlo, trasformarlo in qualcosa che non capisci neanche tu qual è il confine. Ecco, questa cosa del sogno premonitore mi sembrava che c'entrasse con una sensibilità spiccata, ecco. Un bambino mi sembra un bambino che ha una sensibilità spiccata, ecco, sì. E queste sono tutte manifestazioni della sua sensibilità. Non saprei come dire, mi è sembrato che ci stesse, ecco, questa cosa. Non saprei come cosa dire più di questo. Grazie. Prego. Passo io. No, mi veniva in mente a proposito della suggestione il bambino illuminato, luminoso illuminato, anche della fine, che è molto bella. Grazie. Sì, la fine è così, un'apertura, una luce, no? Qualcosa che un po' una fine dell'infanzia, l'inizio di qualcos'altro, qualcosa di diverso, dove magari questo mondo dei poteri non c'è più, non c'è più posto, però c'è un nuovo mondo che è quello delle relazioni, che quindi degli affetti, o non so. Una domanda volevo fartela io, perché abbiamo parlato delle facce da cinema, ma volevo parlare anche un po' dei luoghi da cinema. Prima hai citato la Film Commission dell'Emilia Romagna e della Toscana, volevo chiederti un po' cosa che luoghi cercavi, perché anche gli angoli d'Italia che hai messo nel film sono molto suggestivi e trovo che siano fondamentali nella struttura del film. Se ci vuoi raccontare un po' cosa cercavi e dove l'hai trovato. Allora, io ho scelto di girare il film lì per, anche qui, una scelta abbastanza istintiva. Cioè, le storie che ho letto, di cui mi sono ispirato, sono storie ambientate per lo più nel nord Italia, tra il Piemonte, l'Emilia Romagna, eccetera. Però, diciamo, nella pianura padana. Invece ho scelto questo paesaggio appenninico dell'entroterra riminese, al confine con le Marche, con la Toscana, che è appunto il Monte Feltro. Che non è lontano tra l'altro da dove sono cresciuto, che io sono originario di Urbino, e perché trovavo che questo paesaggio un po' brullo nei calanchi e anche dolce nelle colline, così ci fosse un po' tutta la complessità emotiva della storia, una durezza che c'è nei personaggi e che appunto vedo in quei calanchi, quel paesaggio aspro, duro, eccetera, no? Questa materia molto evidente. E poi anche una dolcezza che ci sono in questi colli, che perché il film non è solo aspro, ma è anche dolce. Non so, è stata una cosa istintiva, è stata una cosa che ho appunto scelto così, dopo che ho visto quei paesaggi, via, anche qui, attraverso la vita, mi sono avvicinato degli amici, là, mi sono innamorato e ho deciso va girato qua. Certo. C'è qualche altra domanda? Abbiamo forse ancora qualche minuto prima di lasciare spazio alla proiezione successiva. Sì. Un bambino che ho visto che ha girato era qui. Pietro, vieni giù qua. Ah! Una sorpresa, non ti aspettavo. Cioè, mamma me l'aveva detto, no? Non ero venuto a Berlino e volevo recuperare. Ha fatto bene. Meglio Bergamo di Berlino, scusa. Allora adesso la domanda te la faccio io. Allora, come è stato rivedersi oggi? Molto bello. Mi è piaciuto molto. Sì.
E come è stato lavorare su questo film? Sia divertente, bello, certe volte un po'... Non c'è niente da fare. Non c'è niente da giocare. Vediamo se qualcun altro ha delle domande. Approfittiamo che siamo una giovane promessa del cinema italiano. C'è una domanda sulla musica. Quale musica? La musica del film. Ti è piaciuta? Sì, bella. Va bene, certo. La musica... Posso rispondere io? Allora, la musica... Beh, sì, mi fa piacere la domanda perché effettivamente è una cosa su cui, come dire, assieme al compositore, che ringrazio, che è Simo Luca Leitenberger, ci abbiamo lavorato tanto per dare anche qui... cercare una chiave anche qui non scontata ma che c'entrasse con la storia, per cui abbiamo lavorato su strumenti un po' che rimandassero a quell'epoca lì, flauti eccetera, però anche sui materiali, no? Il legno, c'è la marimba, c'è lo xilofono, i metalli ovviamente, c'è il pianoforte ovviamente, c'è il pianoforte e sì, è insomma, chiaramente è musica che anche, sembra più musica contemporanea che musica, diciamo, classica orchestrazione per film. Però è tutta una ricerca che abbiamo fatto insieme cercando di, appunto, di dare anche delle atmosfere misteriose che rimangono a fondi lontani, no? C'è qualcosa che ricorda un po' magari l'Asia, l'Africa, non so, ci sono reminiscenze con la musica. Per cui qui è un lavoro magari un po' straniante a volte, magari si perde un po' in empatia, in aspetto emotivo forse, però allo stesso tempo credo che funzioni bene nel trasmettere qualcosa di arcaico, no? Anche... Io ho una domanda per la giovane star, Antonio è stato un bravo regista? Sì. Ma queste sono domande graziose, non vanno è già bene. Stato, è già stato istruito, niente. Bene. Farei un applauso al cast e al regista della Proprietà dei Metalli. Grazie per essere con noi.